Salve, sono Raffaele Piccirillo, ho 40 anni e il ruolo nella festa sono un capobattuglia e nella vita faccio il falegname. Come vediamo siamo nella nostra falegnameria di famiglia che nasce, si presume, nei primi del Novecento, tramandata da padre e figli. E oggi stiamo facendo le famose mazzarelle, mazzette come le vogliamo chiamare, o mazzucchelle nel nostro detto maceratese, per la festa di Sant'Antuono. Le mazzucchelle servono a suonare il tino. Come legno, principalmente si usa l'olivo, perché si presume che la fibra dell'olivo è molto più stretta e non ha venature, quindi non tende sia a spaccare. Però di solito non si capisce mai quanto dura e può durare una durata di una mazzetta, perché non si sa, non stiamo nella vita del legno, perché noi il legno lo chiamiamo sempre la vita, perché è sempre un fermento che si muove sempre, il legno, quindi è una materia che va sempre a muoversi con il caldo, con il freddo, con l'umido, quindi non si capisce mai vera e propria la venatura del legno. La fase di costruzione, sì, io da piccolino ho visto mio padre che le costruiva, poi mio fratello, e poi i modelli vari, insomma, ce li sceglievamo tutti quanti noi. Prima il tornio non ce l'aveva quasi nessuno, ma pian piano ce l'abbiamo preso anche noi e lo facciamo con il tornio. Vabbè, si sceglie varie mazzette, no? Si va in campagna su una pianta di ulivo e ovviamente si scelgono quelle là già fatte di un anno precedente, così non sono molto secche, non sono molto fresche, e quindi bene o male di un anno la mazzetta. Si sceglie la più dritta, non molto grossa, perché pensiamo di non andare molto sulla parte sottile la parte sottile del legno, quindi riusciamo a mantenere già il suo tronco, insomma, della mazzetta. Sì, la prima parte si fa una piallatura che si drizza completamente la mazzetta, e in modo che si taglia di quando più o meno si vuole fare la misura, e si mette sul tornio e si incomincia a levigare. La prima parte si dà la prima sgrossatura, che si fa la parte rotonda. E poi si sceglie il modello, la classica rotonda con la pallina davanti che fa tipo da rullante sul tino, diciamo. Ogni tino ha il suo suono, ogni fibra di legno che usiamo per il castagno, per intenderci sul tino. Tra una doga di legno e un'altra doga ci può stare già molta differenza. E alla fine questo è il bello, che verrà alla fine dei 10-15 tini messi insieme, che con la variazione della tipologia di legno, ma di fibra più che altro di legno, perché la maggior parte sono tutto di castagno. Della mazzetta sì, si sceglie l'olivo, di solito però l'hanno fatto anche con la quercia, con l'olmo, con il faggio, che sono tutte fibre molto, molto strette, non quelle là più venate, che di solito. E quindi bene o male non sposta, non riusciamo mai a capire se la mazzetta di olivo fa un suono, oppure quella di faggio ne fa un altro. Non lo riusciamo mai a capire, perché il legno, come ho detto prima, noi la chiamiamo vita, che si muove in continuazione, quindi non riusciamo mai a capire la fibra precisa. Non è un solo fondo preciso che uno batte tipo di pelle, allora là esce una nota, per dire, è un'altra nota più avanti. No, è difficile capire, perché il legno è vita. La mazzetta del mazzafune, no, io penso che solo di legno può essere quella là, come le mazzette, solo di legno, perché non si può aggiungere nient'altro sul mazzafune.
perché legno, fune, canapa, oggi con spugne e camera d'aria si riesce a fare il mazzafune.